una breve appunto precisazione per quanto riguarda il settore audiovisivo. Il settore audiovisivo, come vi dicevo, è oggetto di finanziamento del sottoprogramma media. E per quanto riguarda il sottoprogramma cultura, insomma, progetti incentrati sul settore audiovisivo non sono eleggibili. Il settore audiovisivo potrebbe essere eleggibile soltanto se secondario, subordinato a, diciamo, un progetto che si incentra sul settore non audiovisivo. Quindi soltanto può rientrare in un progetto soltanto come elemento di supporto, come elemento secondario, ma non come elemento, mai come elemento centrale di un progetto del sottoprogramma cultura. Dunque, quali sono i paesi eleggibili? Quali sono i paesi che possono partecipare al programma? Dunque, tutti e 28 i paesi membri dell'Unione Europea, due paesi dello spazio economico europeo, che sono Norvegia e Islanda, i paesi dell'area balcanica che vedete qui elencati, che sono l'Albania, la Bosnia, la Macedonia, la Serbia, il Montenegro e dal 2015 anche la Turchia. E mentre i paesi che potrebbero essere elegibili, potranno diventare elegibili nel corso del 2015, ma al momento ancora non lo sono, sono Georgia, Moldavia e Ucraina. E chiaramente il numero dei paesi elegibili evolverà di anno in anno, metterà di anno in anno sulla base della stipula di nuovi negoziati tra l'Unione Europea. Al momento appunto questo è il panorama attuale appunto dei paesi attualmente elegibili. Quali sono invece i soggetti elegibili, quindi quali sono le organizzazioni che possono partecipare al sottoprogramma cultura? Possono partecipare tutte le organizzazioni pubbliche e private attive nei settori culturali e creativi. Devono avere la sede legale in uno dei paesi partecipanti al programma e devono essere legalmente costituite da almeno 2 anni. E devo fare una precisazione su questo punto perché potete trovare nelle linee guida della Commissione Europea un errore di traduzione dall'inglese all'italiano. Troverete riportato che è richiesta la personalità giuridica. Non è così, e non è necessaria la personalità giuridica, è necessaria per le organizzazioni solamente la costituzione legale da almeno 2 anni. E chiaramente invece le persone fisiche non sono ammesse. Adesso brevemente vi presento, appunto, vi illustro quelli che sono appunto i 4 settori di finanziamento del sottoprogramma cultura. Il primo appunto è più importante, appunto non mi soffermo molto perché appunto ve ne parlerà Marzia nella presentazione dopo di me, riguarda i progetti di cooperazione. Quindi sono progetti che coinvolgono organizzazioni provenienti da diversi paesi partecipanti al programma. Il prossimo bando verrà aperto a luglio 2015 e la scadenza sarà ottobre 2015 e così ogni anno da qui al 2020 per questo settore, per i progetti di cooperazione, verrà aperto ogni anno un bando del mese di luglio e la scadenza sarà sempre nel mese di ottobre. Quindi se non riuscite a presentare la candidatura entro la scadenza di ottobre, tenete presente che ogni anno da qui al 2020 ci sarà questa possibilità. Il secondo settore di finanziamento riguarda i progetti di traduzione letteraria. È un settore che supporta la traduzione, la circolazione e la pubblicazione di opere letterarie europee di elevata qualità. A questo settore però possono partecipare esclusivamente le case editrici, quindi un settore rivolto soltanto alle case editrici e nient'altro. Quali sono appunto i progetti elegibili? Sono elegibili le traduzioni, le pubblicazioni e la promozione appunto di un pacchetto di opere letterarie che va da un minimo di 3 ad un massimo di 10 opere letterarie per il settore di finanziamento più semplice, quindi per i progetti di una durata massima di 2 anni. C'è anche un altro settore di finanziamento che riguarda invece un accordo quadro di partenariato, quindi sono progetti che possono avere una durata massima di 4 anni e per questo settore di finanziamento vengono finanziati appunto la traduzione e la pubblicazione e la promozione di un pacchetto di opere da un minimo di 5 ad un massimo di 10 opere letterarie per anno. E la sovvenzione che si può richiedere per le traduzioni letterarie è di 100.000 euro per i progetti di 2 anni, che può coprire fino al 50% del totale dei costi elegibili, quindi è un cofinanziamento al 50%. E mentre per i progetti di 4 anni, per l'accordo quadro di partenariato, si possono richiedere fino a 100.000 euro per anno.
anno. E anche qui questi 100.000 euro possono coprire fino al 50% del totale dei costi elegibili. Il prossimo bando per le traduzioni letterarie verrà aperto a novembre 2015, la scadenza sarà fra un anno, sarà a febbraio 2016, perché appunto il bando di traduzioni letterarie è appena scaduto due settimane fa. E adesso passiamo invece a vedere quelli che sono i due settori più complessi del sottoprogramma cultura, lo vedrete anche dai risultati che vi presenterò fra poco. Sono settori appunto dove innanzitutto l'Italia appunto per i primi bandi non ha ottenuto nessun risultato, non ha ottenuto nessun progetto finanziato, e sono settori appunto molto molto competitivi, sono il settore di network e il settore di piattaforme. Vediamo brevemente appunto di che cosa consistono e in che cosa si differenziano soprattutto l'uno dall'altro. Dunque, il settore di network è un settore che supporta i network, le reti europee che riuniscono organizzazioni culturali volte diciamo, ad aumentare le competenze degli operatori culturali e diciamo, sono network dove l'accento viene posto diciamo, esclusivamente sull'aumento delle competenze per facilitare l'accesso a nuove opportunità professionali. Quali sono i soggetti elegibili? Sono elegibili i network legalmente costituiti da almeno 2 anni e attivi nel settore culturale e creativo e devono avere almeno 15 membri provenienti da almeno 10 diversi paesi partecipanti al programma. Quindi come vedete si tratta di organizzazioni molto, molto complesse, insomma si tratta comunque di grandissimi network a livello europeo che hanno diciamo, una copertura geografica e settoriale sicuramente molto, molto estesa. La sovvenzione massima che si può richiedere per questo settore è di 250.000 euro per anno che possono coprire in questo caso fino all'80% del totale dei costi elegibili, quindi come vedete sia il cofinanziamento che la percentuale di cofinanziamento è molto più alta rispetto ai settori di cooperazione e di traduzioni letterarie. Il prossimo bando verrà aperto nel 2016, a luglio 2016, e la scadenza sarà a ottobre 2016.